Buongiorno a tutti. Innanzitutto, grazie Matteo Salvini di averci messo la faccia nel periodo peggiore della Lega. Questo io direi tante volte grazie. Grazie al governatore della mia regione, Maroni, che grazie all'ausilio della lista civica non ha consegnato la regione Lombardia alla sinistra, perché questo vogliono dire ogni tanto, come si è parlato prima, le liste civiche. Basta fare le liste civiche come Dio comanda e nelle liste civiche mettere persone che sono vicine alla Lega. Questo servono le liste civiche. Quando non vanno bene perché non si è stato in grado di farle. Grazie a tutti i militanti che hanno raccolto le firme per il 6 referendum, che è stata un'idea geniale che ci ha permesso di raggiungere il 6 e passa per cento. Grazie a tutti quelli. E condanno tutti quelli che non hanno fatto niente per raccogliere le firme. E alleluia, siamo riusciti a avere le firme. La Lega avrà il referendum, forse per la prima volta. Perché per tanti anni siamo stati sotto i banchetti, ma non saremmo arrivati a niente di concreto. Faremo il referendum. Faremo sul referendum su delle cose molto importanti. So che il tempo è breve, quindi vado anche al sodo al compito che ci è stato assegnato. E grazie al segretario federale che ci ha assegnato un compito. E ci ha detto di dare delle indicazioni su quello che sarà il futuro. E grazie che si occupa dell'imminente, perché la gente, ricordiamoci, ha fame, non ha lavoro, per cui bisogna dargli le risposte nell'immediato e pensare poi al prossimo futuro. Negli ultimi 20 anni abbiamo lavorato tanto, ma l'abbiamo ottenuto poco o niente. A me, purtroppo, non do la colpa a nessuno, ma ci vogliono i voti. Ci vogliono i voti per cambiare le cose. E i voti si prendono non certo dal centro-sinistra, perché quello che stiamo vedendo che sta facendo è il centralismo più assoluto e dobbiamo cercarli da un'altra parte, rubarli a qualcun altro. Io per diventare sindaco, oltre tutti i voti, per ritornare a diventare sindaco, oltre tutti i voti del centro-destra che non erano sufficienti, sono dovuto andare a rubarli al PD. E non è stato facile quando c'è stato il voto di scambio degli 80 euro in busta paga, perché questo è stato un voto di scambio. Si fa ancora l'ipocrisia della bandiera, e ipocrisia è quello che fa un sindaco nel suo mandato che conta, è quello che viene fatto, non ci si nasconde più dietro le bandiere. Ricordo che vedo qua dei ministri, anche loro hanno giurato sulla Costituzione, ma guardiamo i risultati. E sui risultati, voglio dire, sulla riforma istituzionale, a me che 21 sindaci delle grandi città diventano senatori, francamente non va bene. Andranno a Roma a farsi i cazzi suoi, andranno a Roma a prendere i soldi per ripianare i debiti della loro città, tranne quelli del nord, quelli del sud si metteranno d'accordo, quelli del nord, noi ce ne abbiamo pochi, forse neanche qualcuno, litigheranno tra di loro e continuerà come sempre continuato con la gallina dalle uova d'oro. E poi io parlo con la mia gente e dicono che le elezioni ci vogliono ancora le preferenze. Uno non deve aver paura del giudizio. Lavora per 5 anni, si presenta davanti al popolo e assume, si prende le sue responsabilità e accetta il giudizio del popolo. È questo che vuole la gente, almeno la mia gente mi dice questo, da sindaco che sono tutti i giorni insieme alla gente. Lavoro, tante belle iniziative, sono d'accordo e parlo anche all'imprenditore, i dipendenti a metà costo in questo momento non mi interessano. Perché non c'è lavoro. Quello che io rimarco ancora, arrivano in tutti i nostri porti, materiale non conforme alle normative CE, deve essere respinto, non deve essere neanche scaricato. Nel momento che viene scaricato, entra nel nostro mercato. È questo che dobbiamo fare per i nostri imprenditori. E quello che viene sequestrato rientra Fabrizio, facendo le aste a prezzo ancora inferiore. Ho finito, grazie, buona padagna a tutti. grazie.